benvenuti nella cucina di Sformat. Siamo ospiti della mensa della Luis Guido Carli, della sede di Via Pola, gestita da Cheer Food. Proprio così, Adele. Oggi iniziamo questa prima puntata di Sformat, che non è solo una gara culinaria tra studenti fuori sede, ma vogliamo darvi anche qualche consiglio su come gestire il vostro budget e su come rendere più gustoso ciò che mangiamo ogni giorno. Per ogni puntata avremo due concorrenti che si sfideranno sul tema scelto da me e Eugenio. Che può essere un piatto di pasta, un po' di carne, un contorno, perché no, anche un dolce, giusto? Per quelli meno fortunati, che saranno più bravi sicuramente. Assolutamente sì. E poi o io, Adele, in ogni puntata vi daremo la nostra ricetta. Come vediamo noi quel tema, per provarlo a casa e magari farci sapere poi sulla pagina ufficiale di Facebook come vi è riuscito, se avete portato qualche cambiamento. Andiamo a conoscere i primi due concorrenti che si sono offerti come cavie per la nostra prima puntata. Ed eccoci appunto con la prima concorrente, con lei che ha accettato la sfida di questa prima puntata di Sformat, Raffaella, ben arrivata qui con noi. Grazie. Raccontaci cosa fai alla Luis Guido Carli. Io studio giurisprudenza, sono al terzo anno, mi presento, ho 22 anni, anche se non so perché dico sempre che ne ho 20, e sono molisana, e il Molise esiste, e mi piace cantare, mi piace recitare, mi piace quello che faccio anche alla Luis e mi diletto un po' in cucina, diciamo, ci provo e niente, questo. Perfetto, invece Adele, chi abbiamo con te? Ciao, sono Giacomo, ho 23 anni, studio giurisprudenza alla Luis, sono iscritto al quinto anno e sto per laurearmi. Peccato che mi piace cucinare, quindi perdo molto tempo a cucinare, quindi non so se riuscirò a laurearmi quest'anno. E mi piace anche recitare, infatti sono iscritto al laboratorio teatrale con Raffaella e siamo grandi amici, ma oggi ci sfideremo e sono deciso a batterla, ecco. Bene, così vi vogliamo. Il tema di oggi lo sappiamo tutti qual è, lo vogliamo dire insieme? 1, 2, 3. La pasta al pomodoro. Letizia, che consiglio ci vuoi dare per rendere la pasta al pomodoro un piatto di per sé semplice e veloce, ma con più gusto, con una marcia in più? Guarda, innanzitutto secondo me è fondamentale la preparazione del sugo, nel senso, sembra una stupidaggine, ma mettere un aglio in camicia schiacciato con una mano, piuttosto che invece sbucciarlo senza togliergli l'anima così, sono quelle piccole, quei piccoli particolari che poi fanno la differenza. Quindi ecco, fare un piatto comunque leggero, perché ci si aspetta da uno studente che dopo pranzo si deve mettere a studiare, quindi è inutile che facciamo brodi, cosi, perché no? Una semplicissima pasta al pomodoro fatta con un aglio in camicia che rimane più leggero ma dal gusto, con proprio giusto un pizzico di sale, lasciando il sapore fresco del pomodoro, quindi in padella ma fresco comunque, deve rimanere un sugo che si attacca alla pasta ma non una cosa pesante piena di olio, e un pizzico di sale, basilico fresco, adesso che siamo tra l'altro in stagione, la pasta al pomodoro è fatta. Secondo me non bisogna inventarsi, sono cose che devono rimanere tali, non bisogna inventarsi niente di che, sono perfette così come sono. La pasta al pomodoro fresco è perfetta così. È inutile che... Ecco, evitiamo i barattoli confezionati di paste, perché non ci vuole veramente niente a fare la pasta col pomodoro. Cioè, sembra una cosa che dice difficile, non mi va di fare. Ci metti di meno a fare la pasta col pomodoro fresco piuttosto che aprire il barattolo. Vedo che stai là magari sotto l'acqua bollente, che non ce la fai col cucchiaio, No, evitiamo. I nostri concorrenti avranno 20 minuti di tempo per cucinare un piatto che loro hanno ideato sul tema che abbiamo scelto. L'unica cosa che faremo io e Eugenio sarà calare la pasta. Diamo il via alla gara. 3, 2, 1. 20 minuti a partire da adesso. E abbiamo incominciato. Allora, io incomincio proprio a chiedere a Raffaella. No, mentre cucino, non ti preoccupare. Qual è la tua variazione sul tema pasta al pomodoro che oggi ci proponi? Niente, io farò una semplice pasta al pomodoro, proprio quella studentesca, con la mozzarella, due olive, se proprio ce l'hai, un po' di rucoletta, cioè proprio una cosa veloce, quando torni a casa dall'università e non hai voglia di fare niente, questo è proprio il classico piatto da studente. Quindi appunto cosa usiamo come ingredienti? E usiamo uno spicchio d'aglio, un po' di pomodorini, mozzarella, olive nere a rondelle, un po' di rucoletta, peperoncino per chi come me non sente il piccante e un po' di basilico, cioè semplice, semplice, semplice. Perfetto, Raffaella, allora dai, non perdere tempo che i 20 minuti sono pochi. Adele. Mentre. Giacomo, tu qua che cosa stai facendo? Io avevo pensato ad uno spaghetto alla poveraccia con capperi, acciughe, pecorino, rucola, cipolla, aglio, pomodorini pachino e del pane raffermo. E anzi, ho già cominciato, quindi se per caso poteste accendermi il fuoco. Ok, Eugenio, accendici il fuoco.
Ok, è acceso. Insomma, devo dire delle due piatti molto interessanti. Giacomo con i suoi spaghetti alla poveraccia, Raffaella alla poveraccia con un sacco di ingredienti. Esatto, alla faccia. Mentre cioè, Raffaella c'ha un piatto molto lo potremmo chiamare lo spaghetto del fuorisede praticamente. Esattamente, proprio il genere di cose che trovi per forza in una cucina di un fuorisede. Mentre Giacomo e Raffaella cucinano la loro pasta al pomodoro, vediamo qual è invece la ricetta che ci consiglia Eugenio. Assolutamente sì, ve la faccio vedere subito. E allora, per la mia pasta al pomodoro usiamo degli ingredienti molto semplici che troviamo da tutte le parti. Abbiamo della carne macinata di manzo, qua è tanta, ne usiamo circa 100-200 grammi, una costina di sedano, cipolla, carota, pomodori e del burro. Se siamo due, magari due coinquilini che tornano a casa stanchi dalle lezioni, in genere 2/3 pomodori vanno bene. La cipolla in realtà non ce ne serve molta, basta usarne uno spicchietto, giusto perché deve aromatizzare. C'è un segreto per evitare che la cipolla vi possa dare fastidio agli occhi, quella di immergerla in un po' d'acqua che abbiamo qua. Semplicemente immergendola leggermente, tirandola fuori, tutti i liquidi che ci danno fastidio agli occhi vengono eliminati. La cipolla si scioglie anziché fare quell'effetto croccante in bocca che è orrendo. Ecco qua, giusto per dare questo leggero soffrettino. Per pulire il sedano basta fare questo movimento, incidiamo e spelliamo. Fatto questo, anche qua. Ecco qua, padella, fuoco e poi un filo d'olio. Questo ci permetterà di avere un sugo leggermente più ricco e corposo. Piccolo segreto che vi do. Subito appena abbiamo messo olio e burro mettiamo direttamente la nostra cipolla, carote e sedano dentro, perché non si deve rigorosamente bruciare ciò che stiamo cucinando. Alziamo la fiamma e prendiamo la carne macinata che ci servirà adesso per rosolarla dentro. Insomma, una sorta di ragù, diciamo. Sono in circa 100-150 grammi, e la metto dentro. Importantissimo, la carne va disfatta il più possibile per farla cuocere meglio. Abbassiamo la fiamma e sfumiamo con del vino bianco. Soprattutto nelle nostre case, mi raccomando, abbassate il fuoco, sennò va a fuoco tutta la cucina, nel vero senso della parola. Se volete, ecco, un altro trucchetto, possiamo proprio pestarli con una forchetta i pomodori. Adesso giusto 5 minuti, il tempo che l'acqua che hanno rilasciato i pomodori possa essere assorbita dalla carne, evaporare. Prendiamo la pasta e la mettiamo direttamente dentro, quando ancora c'è un po' di acqua dei pomodori. La pasta tenderà ad assorbire quello che è l'acqua dei pomodori. Spegniamo il fuoco. Facciamo proprio alla studente fuorisede che torna a casa affamato, butta tutto dentro il piatto e chi si è visto, pronto per andare a dormire o farsi una nottata di studio. C'è chi piace, c'è chi no, un po' di parmigiano sopra e il piatto è pronto. Giacomo, vedo che tu già hai messo qualcosa sul fuoco. Sì, ho già messo a soffriggere la cipolla e l'aglio. Io l'aglio consiglio di lasciarlo intero perché è letale per le relazioni sociali, per cui se mangiate l'aglio aspettate almeno 2 o 3 giorni prima di uscire di casa, quindi io per sicurezza lo lascio intero. E ora metto i pomodorini in padella. Tutti i pomodorini, quindi adesso li farei un po' saltare insieme all'aglio e olio che hai fatto scaldare insieme, no? Sto anche bruciando perché il fuorisede non sa cucinare, quindi si brucia. Sembrerà scontato, ma ovviamente prima di buttare la pasta bisogna salare l'acqua. 1, 2, 3. Mi raccomando, la cottura della pasta. Sulla scatola in genere c'è scritto 8-10 minuti. Consiglio mio personale, se dovete saltarla in padella tenetela un minuto indietro, quindi scolatela un minuto prima in modo tale che saltandola in padella la pasta può assorbire il sugo che avete creato e viene ancora più buono. Io direi di tornare dai nostri concorrenti, giusto? Vediamo a che punto dei lavori sono.
Allora Raffaello, visto che hai aggiunto ai pomodorini che avevi messo prima in padella le olive tagliate a rondelle e un po' d'acqua, giusto? Sì, sì, altrimenti si brucia il pomodoro, anche per far venire un sugo più corposo, un sughetto più corposo. Ottimo. Perfetto, sì. Adesso cosa stai facendo qua? Visto che stai tagliando la mozzarella, sì, dadini, sì, quella è? Questa è rucola da mettere a crudo sopra per dare un tocco di colore, diciamo, a questa pasta che è già abbastanza colorata di suo, perché c'è già il pomodorino rosso arancione, il nero delle olive. Ora devo vedere un po' per il sale, perché i miei amici mi prendono sempre in giro e dicono che mangio sciapo e cucino sciapo, infatti mi devo un po' regolare. Nel frattempo Adele sta girando la pasta prima che ce lo dimentichiamo. Che ovviamente è una delle cose più importanti. Ma mi sa che il rivale Giacomo è arrivato, allora, a un punto cruciale della ricetta. Sì, io ho già visto che hai buttato nella padella i capperi e le acciughe salate, quindi non vado ad aggiungere altro sale perché ovviamente è già molto saporita. E nel frattempo ho sbriciolato la mollica di pane raffermo che poi useremo per andare a guarnire il piatto una volta impiattato. Quindi la tua preparazione è quasi terminata, sì, giusto? Aspetto soltanto la pasta. Perfetto. Raffaella, cosa hai fatto quindi adesso? Allora, adesso ho tagliato anche i pomodorini per una questione di presentazione, li metto un po' sopra la pasta insieme alla rucola e la mozzarella, sempre per... Io sembro un po' patriottica la mia pasta, bianco, rosso e verde. È più per una questione di presentazione che altro, ecco perché ne ho lasciati un paio da parte, sì. Controllo un attimo il sugo. Assolutamente sì, io nel frattempo comincio a scolare la pasta. Ecco qua, la pasta è pronta, quindi... Allora arrivo. Allora, la pasta è pronta, andiamo subito a darne un pochino a Giacomo. Assolutamente deve, sì. Deve finire il suo piatto, visto che ha soltanto una padella, deve subito impiattare la sua pasta per poi rosolare il pane, giusto? La mollica di pane raffermo. Ti aspetta un bel po' di pasta da doverti dare, come non lo so, io direi di prendere... La mollica di Raffaello. Assolutamente sì. Intanto sto sentendo un odore dalla pentola di Giacomo che è qualcosa di fenomenale. Ma dobbiamo decidere noi, quindi stai attento. Va benissimo, Raffaella. Sì. Quanta pasta? Quella che ci entra. Adesso facciamo un po' ripassare la pasta nel sugo. Andremo a togliere l'aglio, sempre per la solita storia, insomma, che non va mangiato, e aggiungeremo un po' di rucola. Vorrei agli archi, okay. Prendo un po' di rucola, sì. Quindi adesso la saltiamo in padella. Provo ad impiattare, perché lo spaghetto ha sempre una sua difficoltà intrinseca. Cosa stai facendo? Sto mettendo la rucola e penso che salto anche la mozzarella a questo punto, okay. Ma proprio di poco. È un po' pesante. Beh, a casa non abbiamo. A casa nessuno ha queste padelle. Guarda. Ma un buon piatto accompagnato da un ottimo piattamento sicuramente è fantastico. Ma per gli studenti fuori sede, diciamoci la verità, quando torniamo stanchi dalle lezioni ci vogliamo collassare sul divano. Non ci interessa niente dell'impiattamento. Noi mangiamo tutto. Noi mangiamo tutto purché sia commestibile. Come si impiatta? Impiatta. Bella domanda. Sempre pensato, lo faceva Gordon Ramsay, ma io non ho mai capito la tecnica. Mi infilo tra voi, posso consigliare una cosa? Manca il pecorino. Ah, che buono. E fogliolina di rucola fresca per guarnire. Perché un po' di peperoncino non guasta mai. Io ho finito. A che punto siamo, Raffaella? Perfetto, io ho finito. Ora stop alla gara. Allora, per una questione di praticità, Giacomo, se per piacere mi tieni il microfono. Anche a me, Raffaella, grazie. Sì. Allora, io inizierei assaggiando proprio il tuo piatto, Raffaella, ok? Adele? Va bene. La praticità degli spaghetti. La prima cosa che mi viene da dire è che manca un pochino di sale. No, più che altro al di là del sale, io con questo piatto ho un piccolo problema.
è buono, non è un problema, lo mangerei tantissimo. L'unica cosa, a parte il sale, come ha detto giustamente Adele, è che magari mettere un po' di più la mozzarella e la farei saltare un po' di più per farla leggermente filare. Secondo me il gusto si sentirebbe molto meglio. Comunque, nel complesso, molto brava, buon piatto da fuorisede, complimenti. Grazie. Andiamo a assaggiare invece il piatto di Giacomo. Puoi ridare i microfoni. Grazie mille. Allora, devo dire che anche se c'era un po' di peperoncino, io non l'ho trovato, per cui non mi è sembrata neanche particolarmente piccante, mi è sembrata anzi particolarmente saporita. Grazie, il pecorino ci sta molto bene. Se là era un problema di sale, qua siamo quasi non all'eccesso, ma siamo a un ottimo punto. Mi piace il pecorino, questi sapori belli che si mescolano insieme, ma la nota secondo me che differenzia tutto è il pane. È il pane croccante che è buonissimo. Sì, è sì. Molto, molto. Non l'avevo mai mangiato in una pasta. No, è molto buono. Giacomo, bravo, complimenti. Penso che i coinquilini e gli amici saranno tutti contenti per quello che cucini tu. Infatti, ti do il mio nome cellulare, così mi inviti a cena a casa tua quando vuoi. Va bene. Va bene, quindi. Vediamo anche te, Raffaella, certo. Quindi penso che la decisione sia alquanto. Sì. Semplice. È la prima puntata di Sformat, penso che sia ormai deciso. È un giudizio unanime. Raffaella, mi dispiace, ma il vincitore di questa prima puntata per me, Adele, è Giacomo. È Giacomo. Complimenti Giacomo, hai il primato di Sformat, quindi sei il primo vincitore, congratulazioni, bravissimo. Non smettere di cucinare perché sei molto bravo, però studia anche, mi raccomando, visto che ti devi laureare. Grazie a tutti, sono davvero soddisfatto, molto felice di avervi fatto da cavia qui e non vedo l'ora di vedere le prossime puntate. Invece Raffaella, noi ti ringraziamo per aver fatto anche tu da cavia per questa prima puntata di Sformat. Mi raccomando, controlla sempre il sale e assaggia sempre tutto, un consiglio che diamo anche per chi ci guarda. Ma io in realtà non è che non lo metto, è che io voglio stare attenta alla cellulite. Ricordate, amiche, ricordate, poco sale. Finisce così la prima puntata di Sformat. Se volete partecipare invece alle prossime puntate che faremo, mandateci un messaggio sulla nostra pagina ufficiale di Facebook o compilate il form che trovate su www.sformat.tk. Oggi è tutto, vi lasciamo col vademecum dello studente fuorisede con tutti i consigli che abbiamo imparato oggi. Dalla mensa della Luis Guido Carli di Viale Pole è tutto. Noi ringraziamo anche la Cheerfood che ha reso tutto questo possibile dandoci il supporto e di cibo che abbiamo utilizzato oggi per questa puntata. Vi ricordiamo di mettere un like alla nostra pagina Facebook e di commentare questo video dicendoci se avete messo in pratica quello che vi abbiamo detto oggi. Per questa prima puntata di Sformat è tutto. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.